Allora, ho preso questo qua, che è nella giarrettina di Sephora, però in origine era così, era un tubetto di ombretto cremoso della Madina, che si chiama Glamours. Adesso io ci ho messo l'etichetta, che voi non vedrete mai. Comunque si chiama Glamours ed è questo ombretto in crema rosa, luminosissimo, vi faccio vedere. Aumento la luce, ragazzi, perché sennò non vedete niente. È questo qua. Vedete? Che dire di questo ombretto? È favoloso. È veramente favoloso. Favoloso perché? Perché non è. È sì cremoso, però nel momento in cui viene steso diventa praticamente dopo qualche minuto un ombretto come se fosse un ombretto in polvere, quindi non entra nelle pieghette dell'occhio. Io lo uso sia come base che come ombretto da solo, mettendoci però in questo caso una base sotto. Io ci metto il Prep and Prime della MAC, perché al momento non dispongo di altre basi a parte il Primer Potion. E nel famoso ordine cumulativo ho deciso di ordinare la base di Elf, che è molto molto bello, cioè adesso è già asciutto. Adesso voi non riuscite a vedere, però è proprio rosa rosa. E a me piace molto, non va nelle pieghette e ha una grossa persistenza. E c'era anche di altri colori che io andrò a acquistare più presto. Tra l'altro l'ho pagato, secondo me, 3 euro, 3,90 euro, una cosa così. E l'ho messo nella giarrettina perché questi tubetti avevano un forellino molto stretto, quindi ogni volta che pigiavo usciva 200 quintali di prodotto, perché prendeva il getto e quindi, cioè, ne perdevo tanto. Allora ho detto, boh, lo metto nella jar perché così faccio prima. Poi ho preso da Sephora, sono andata e ho preso questo ombretto della Collistar, che è l'ombretto effetto seta, ed è il numero 31, il blu. Allora, ve lo faccio vedere. È un blu con i glitterini, come potete vedere. È molto molto bello, molto scrivente. A me piace da sgarbati, guardate. Non riuscite a vedere bene i colori, comunque. È proprio blu, blu notte, vediamo se divento bianca io, però ecco, forse così riuscite a vederlo. Ole, guardate, è bellissimo. Guardate. E ha questo effetto brillantinato che però, dato sull'occhio, non restano questi brillantini qua alla fine, sembra un matte, quindi li uso. Cioè, se lo volete con i glitterini, calcate magari un po' di più oppure cercate di metterci qualche glitterino come base. E appena appena sotto magari lo mettete un po' qua oppure anche matte. Poi da Sephora ho preso questo ombretto di Sephora proprio, che è il Colorful Mono Strass numero 11. Leggete? Non leggerete mai. Comunque Strass numero 11 ed è questo qua, è un color carne, anche questo qua vedete con tutti i brillantini, questo qua come illuminante fantastico. L'ho provato, il difetto di quelli di Sephora è che scrivono molto sulla mano e poi fondamentalmente sull'occhio no. Allora, questo è il colore sul dito. Adesso ve lo faccio vedere sulla mano. Oddio, fa riflesso, aspettate. Eccolo qua, è questo qua. Con questo rosino. No, forse così lo vedete. Questo qua, questo rosino con molti brillantini. Allora, di questo qua bisogna stare molto attenti, perché
adesso io sono diventata bianca. Ma bisogna stare molto attenti perché si sparpagliano i glitterini tutta la faccia, quindi base, se lo inumidita appena appena è meglio. Poi alla MAC ho preso un ombretto che ho visto da Clio, che è questo qua, ed è il Crest Wave di non so quale collezione. Allora, adesso voi lo vedete tipo giallo paglia, non è giallo paglia. Adesso vediamo se con l'aumento di luce scompaio io, però. Ecco. Così lo vedete. Ecco, questo è il suo colore. Quindi è un giallo chiaro, chiaro, chiaro. Questo qua. Allora, io questo lo uso come illuminante, dato ovviamente in maniera più leggera rispetto a qua. Allora, non è giallo polente, ragazze, cioè. È questo giallino oro. Lo uso sia come illuminante nell'arcata sopraccigliare, adesso mi vedete, ok? Sia nell'arcata sopraccigliare che a volte qua, però è raro. Come illuminante molto spesso adesso uso qua sullo zigomo questo ombretto in crema della Madina che ho fatto vedere prima, il Glamours. E sta molto molto bene perché ha un blush dello stesso colore e quindi dà un bell'effetto. Poi da Sephora mi hanno regalato il Lash Stretcher, che è questo mascarino piccolino, piccolino, piccolino. L'ho provato in questi giorni. Allora, questo è lo scovolino. Sì, vabbè, buonanotte. Allora, non so se riuscite a vederlo, ma è incurvato. Forse così lo vedete. Vedete che è leggermente incurvato come le ciglia. E questo fa sì che nel momento in cui noi lo diamo, va messo ovviamente con la concavità in alto, e praticamente facendo questo movimento allunghiamo, quindi allunghiamo molto le ciglia senza piegare ciglia. È buono. Mi piace. Non, io quelli che cerco di solito di mascara sono mascara che devono intensificare molto lo sguardo, quindi a me non interessa che mi facciano le ciglia lunghe 3 metri, ma mi interessa che intensifichino molto lo sguardo, quindi che siano molto neri. Questo qua allunga ma non è molto intensificante, ce lo so anche adesso, che voi non vedrete un beatino, però. Cioè non so. Li allunga ma non intensifica molto. Devo ringraziare Alessandra perché abbiamo fatto uno scambio di pigmenti MAC. Io le ho mandato il mio tan e lei mi ha mandato il Copper Beam. Allora, l'etichetta ci ho messo il Copper Beam. E è fantastico, cioè sono rimasta innamorata di questo pigmento. Allora, questo adesso lo rovescio tutto come minimo. Questo è il pigmento. È un marrone molto caldo, bronzo, quasi bordeaux, cioè tendente al bordeaux. Voi adesso vedete marrone, però vedete questi riflessi bronzati. Adesso vi faccio uno sboccettino, che ve lo faccio però sulla mano destra perché non so più dove mettere niente. Ah, sì, dai che ce la fai. Ok. E questo è il ditino. Questo vedete meglio così. È bellissimo. È bellissimo. Mi sa che lo userò nel mio prossimo tutorial. Anche perché è il trucco che sto facendo più spesso. E poi, ultimo, ma non ultimo, non è importante, comunque ho preso i quattro burri dell'erbolario come burro cacao. Lo sto provando in questi giorni, quindi poi vi saprò dire se sono rimasta contenta o meno. Ho pagato 4,50 euro, quindi se non rimango contenta è veramente da ucsh, spararle. E, niente ragazzi, io spero che questa haul vi sia piaciuta, questa piccola haul. E, niente, vi mando un bacio. E ormai si chiude l'ordine accumulativo, ringrazio tutte le ragazze che hanno voluto partecipare. Un bacio, ciao!